sorseggiando. Oggi con gli amici della Tenda TV siamo ancora al Vinitaly e concludiamo il nostro giro d'Italia. Abbiamo concluso con il sud e siamo nelle due isole maggiori d'Italia, Sicilia e Sardegna. Seguiteci perché andiamo ad assaggiare i prodotti più rappresentativi di queste due isole. Dopo un lungo ed estenuante viaggio siamo arrivati in Sicilia. Attraversare l'Italia è stato facile e difficile al tempo stesso. Siamo qui in centro Sicilia, siamo all'azienda Planeta, con noi c'è Francesca Planeta della famiglia e vi volevo parlare dell'unica Doc G siciliana, che è la Doc G Cerasuolo di Vittoria, creato, prodotto con il vitigno frappato e una percentuale di nero d'avola. Quello del vitigno, il vino di Planeta, è uno dei più rappresentativi della Doc G. La Sicilia ha un'unica Doc G ed è questa, e quindi credo che sia molto importante per il comparto Sicilia, ed è un vino estremamente profumato, rappresentativo e del sole e del territorio siciliano. Ma ve lo spiega sicuramente meglio Francesca. Francesca, che importanza ha per il comparto Sicilia avere una Doc G che tira così tanto bene il mercato? Ma per noi è stato un grande successo ottenerla, perché è stato nel 2005, mi sembra, che abbiamo ottenuto la Doc G di una delle più antiche DOC, diciamo storiche DOC territori della Sicilia. È una zona molto piccola, perché il totale è di 300 ettari rispetto ai 100.000 appunto della Sicilia, e quindi era molto difficile, se vogliamo, emergere come territorio con pochissimi produttori, non più ai tempi forse non più di 10, ora ce ne sono sicuramente qualcuno in più. Il risultato è risultato, intanto è stato molto veloce rispetto a tanti altri consorsi, sistemi che esistono in Sicilia o in Italia, quindi il risultato l'abbiamo ottenuto, e questo vuol dire identità, cioè un'idea unica di pensiero di questo territorio, di come lavorare su questo vino e di mantenere la tradizione e i valori di queste due varietà che poi insieme fanno il Cerasuolo di Vittoria. E quindi questo è stato il più grande successo, perché ne abbiamo vissuti altre situazioni che si sono protratte per veramente tanti anni. E poi dal 2005 gli ha messo un po' diciamo bollino, che l'ha fatto diventare un territorio che oggi veramente nel panorama di tutta l'Italia è conosciuto. La straordinaria cosa, credo che abbia convinto tutti, è proprio questo: è un vino unico che ha una sua identità, cioè non lo riconosci subito, proprio per lo stile, per questa sua freschezza, per questa sua vivacità, un vino da bere da aperitivo ma anche sul pesce, quindi anche la sua versatilità. Quindi questi profumi così belli di ciliegia, il colore da cui deriva anche il nome Cerasuolo, da Cerasa in siciliano, e quindi veramente, cioè, è uno di quei risultati che uno dice: bene, cioè, tutto meritato. Un'altra domanda che ho fatto un po' a anche altre aziende: perché Planeta è al Vinitaly? Cosa vi aspettate dal Vinitaly e come vi riconosce il pubblico? Nel senso, il pubblico che viene a trovarvi al Vinitaly vi chiede un prodotto in particolare o chiede genericamente un vino siciliano senza avere una dettagliata conoscenza magari o dei vostri prodotti, ma anche della bellissima enografia siciliana, che è una regione che sta esulando, sta un po' uscendo dal vecchio canone di distributore d'Italia, certo. E sta diventando ha una sua configurazione, una sua personalità. No, guarda, devo dire non esiste più un vino, cioè che qualcuno che viene chiedendo un vino generico, un bianco o rosso, senza sapere di che cosa, questo devo dire da un po' di anni ed è importante. Molto importante. È chiaro che ci sono poi diciamo le due varietà, o la varietà più icona è quella del nero d'avola per la Sicilia, quindi la richiesta di un nero d'avola non specifico magari di un territorio, oggi che c'è invece una differenza nel territorio italiano, quello ancora ci sta, quindi noi proprio per questo abbiamo per esempio lavorato su questo concept di exploring Nero d'Avola, che vuol dire far conoscere tutti i territori, il Nero d'Avola nelle sue diversità, nei suoi territori, per dar quel messaggio che da Noto a Vittoria, a Menfi o Capo Milazzo
il territorio fa la sua differenza. È una cosa che fanno anche nel resto d'Italia, però è più ovvio nel resto d'Italia, ma in Sicilia sembra quasi una novità. In effetti il terroir esiste anche in Sicilia, perché anzi è un continente vinivinicolo, certo. Noi passiamo, abbiamo una posizione geografica che ci ha permesso di avere terreni, altitudini completamente diverse, per cui passi da zone veramente caldissime e molto asciutte, dove il Nero d'Avola si esprime perfettamente, che come per esempio la zona di Noto, dove piove pochissimo l'anno, a zone come l'Etna ovviamente, che è ovvio, o ancora Capo Milazzo, dove produciamo ancora il Nero d'Avola, dove sono zone alluvionali con terreni che sembra di essere in Toscana. Quindi questo quando tu parli appunto di diversità, non è solo del territorio, ma anche proprio climatici, certo. È come lavorare in Toscana e poi in Campania, certo, perché ovviamente certo, da noi è uguale. Certo. Bene, quindi questo Vinitaly sta andando bene? No, poi appunto dicevo, sta andando molto bene, sempre di più appunto comunque c'è la riconoscibilità anche del territorio rispetto a Sicilia e basta, o Nero d'Avola. Abbiamo avuto moltissimi visitatori eno appassionati, magari più la domenica, e poi trade Italia, ma a estero moltissimo anche in questi due giorni, quindi no, siamo molto contenti. Ogni anno uno viene di chissà come andrà, chissà che c'è, e invece devo dire molto contento, molto bene. Si parla poi oggi anche di moltissimo enoturismo, per cui c'è molta anche curiosità a tutte le attività che stiamo facendo in Sicilia o le aziende in generale legate all'enoturismo, e anche lì noi ci siamo mossi o ci stiamo muovendo velocemente. Io ho visitato il Baglio di Menfi, è molto bello. Noi abbiamo tutte le cantine che hanno un'attività per visite tutti i giorni e un'offerta di servizi diversa a seconda se sei più o meno tecnico, più o meno appassionato, vuoi sapere di paesaggio, vuoi sapere più di vino, cioè una bellissima carta servizi nuova. E poi abbiamo un resort per dormire e anche per mangiare un po' gourmet con tutti i prodotti del territorio, si chiama la Foresteria de Menfi. E poi Palermo oggi è capitale della cultura, è anche capitale della cultura, e abbiamo inaugurato degli apartment hotel, quindi suite apartment, quindi per chi vuole anche fare un soggiorno a Palermo può trovare anche Palermo. L'unico posto dove non c'è attorno una vigna, ma insomma ci sono delle belle piante aromatiche, insomma ci mettiamo qualcos'altro. La vigna in città ancora non mi convince. Ci proviamo. Benissimo, allora Francesca, io ti ringrazio della tua disponibilità e della tua simpatia. So che Planeta è un'azienda spettacolare, io la ammiro tantissimo, e quindi vi auguro una buona continuazione per il Vinitaly e grazie per questo meraviglioso cerasuolo di Vittoria che rappresenta benissimo la solarità e la territorialità della Sicilia. Grazie mille Francesca. Grazie a te, grazie mille, veramente. Ciao. Siamo in Sardegna. Abbiamo girato l'Italia, stiamo girando l'Italia, e per il sud abbiamo scelto le due isole, quindi la Sicilia e la Sardegna. Siamo appunto arrivati a Nuoto, tra il vino, in Sardegna. Perché la Sardegna? La Sardegna è una regione che produce dei vini spettacolari, ha due DOCG, e però non viene così rappresentata in giro per l'Italia. È difficile trovare vini della Sardegna, è difficile trovarli e nella grande distribuzione, a volte anche nelle enoteche, a seconda di dove si vive in Italia, chiaramente. E quindi ho voluto farvi conoscere una realtà che in realtà non conosciamo, e di conseguenza, perché no, Argiolas è una delle aziende storiche della Sardegna, una delle aziende più conosciute in Sardegna, ed è una delle aziende che produce più facilmente i vitigni autoctoni della Sardegna, che quindi considera il territorio, valuta il territorio e valuta il territorio sardo, perché il territorio non è solamente il Veneto o il Piemonte o il Friuli, ma è anche la Sardegna e le altre regioni. E quindi, Valentina, perché il Vinitaly? Cosa rappresenta per voi il Vinitaly? Noi siamo ormai 20 anni che veniamo qua in fiera, perché comunque è la vetrina per tutto il vino italiano, non solo riferito all'Italia, ma riferito sicuramente a tutto il mondo. Quindi per noi è molto importante per rapporti commerciali, gli incontri con gli importatori, la stampa, i confronti con gli altri produttori. La Sardegna, che sembra
giustamente come isola in mezzo al mare sembra assolutamente a sé stante. Come viene riconosciuta qui al Vinitaly? Vi vengono a trovare il pubblico, vi viene a trovare, cosa chiede in particolare? Ha una definizione dei vostri vini, capisce e conosce i vostri vini o vi chiede così genericamente un vino bianco, un vino rosso o un vino dolce? No, questo si faceva forse 20 anni fa, adesso tutti i consumatori, anche finali, sono molto preparati e orientati alla scelta di qualcosa di caratteristico. Questo di essere, il fatto di essere isolati è per noi una ricchezza perché ci ha permesso di preservare tutto quello che è il patrimonio viticolo dell'isola e quindi tutti quei vitigni tradizionali che, se andiamo a contare, sono più di 100. Quindi il pubblico più giovane magari chiede un classico Canonale o Vermentino, il pubblico un po' più colto cerca già quelle piccole particolarità o DOC che vengono espresse in microterritori. E quali sono? Raccontamele. Parlo del Nasco, parlo del Nuragus, parlo del Bovale per esempio, oppure di una zona speciale che è quella dove si produce Carignano. Io adoro il Carignano, ne ho bevuto, è buonissimo, io adoro il Carignano, assolutamente. Hai parlato di piccole zone, di microzone, come fate a valutarle, a rivalutarle e a proporle al pubblico? Sono zone dove c'è sempre fatta viticoltura, sicuramente, non sono zone nuove, quindi c'è una riscoperta attraverso anni anche di ricerche di zone magari che erano state, la cui coltivazione della vite è stata abbandonata perché aveva delle rese molto basse o perché comunque non era più conveniente. Invece, lavorandoci sopra, siamo riusciti, attraverso anche lo studio di vecchi vigneti, vecchie piante, a rifare impiantare non solo noi ma anche i piccoli produttori di zona. Quindi c'è una riscoperta e una... anche un non abbandono di quelle terre che senza la viticoltura sarebbero rimaste incolte. Che poi è importante rivalutare e salvaguardare anche il territorio che ci circonda, perché bisogna assolutamente salvaguardarlo. Qual è il vostro vino di punta o vitigno di punta? Ma vitigno sicuramente il Canonau, perché il Vermentino sui bianchi, il Canonau sui rossi, e il Canonau perché dà una bellissima espressione di longevità. La Sardegna è l'isola della longevità, dei centenari, e il Canonau è uno di quegli elementi che, sempre se bevuto con moderazione, ti aiuta a vivere a lungo, bene a lungo. Ecco, e allora beviamo Canonau, andiamo in Sardegna e godiamoci la natura della Sardegna, il mare, le viti e la cultura della Sardegna. Grazie a Valentina e grazie ad Argiolas. Grazie, grazie, arrivederci. Amici della Tenda TV, il nostro tour al Vinitaly si è concluso, è stato molto interessante. Abbiamo chiuso con le due isole principali d'Italia, la Sicilia e la Sardegna, e approfitto per ringraziare tutti gli espositori che ci hanno ospitato nei loro stand per le interviste. Vi ricordo che ci trovate sui nostri social per rivedere tutte le puntate dedicate al Vinitaly e cin cin!